sua verità. La sua verità è l'osservazione. Devi guardare. Ma come guardi? Devi guardare con slancio, cioè devi voler bene alla gente, anche con i suoi difetti. Se sono difetti orrendi, via, li cancelliamo. Però se sono difetti un po' ridicoli, beh, insomma, forse vale la pena fermarsi un attimo e cercare un po' quell'ironia per poi magari rivitarli con i tuoi amici. Io ho immagazzinato tanta di quella roba, tante di quelle visioni, da quando ero ragazzino, col barman lì sotto, le bische a Piazza della Vita dei Pellegrini, dove queste bische poi erano, dici, erano delle sigle culturali. Per esempio, come si chiamava? C'era la chiesa dei Pellegrini, accanto c'era questo Kadaim. Che vuol dire Kadaim? Centro affermazione divulgazione arte italiana nel mondo, dentro ricettatori, corseggiatori, movimenti di orologi strani, tutto, c'era tutto, in tutti i ricettatori stavano dentro sto Kadaim, centro affermazione divulgazione arte italiana nel mondo. C'erano i biliardi, c'era un bel biliardo al centro e io mi divertivo con i miei amici a biliardo, perché non c'erano biglietti, però ce n'era un altro, c'era una pisca sempre a Piazza del Monte delle Età. Dentro questa pisca, ti puoi immaginare con il Monte delle Età, quello che da lì era frequentata, però c'erano tanti flipper e anche là con il mio amico Giovanni mi piaceva tanto andare 50 lire, 100 lire per tre partite e giocare con l'una sciolta, ricordo ancora i nomi di questi flipper. Quanto mi divertivo, ma soprattutto volevamo conoscere uno che si firmava con la corona, adesso tanti nomi, Frank Cilindro, dopo. Questo qua faceva, era messo su tutti i flipper il punteggio massimo che aveva fatto, ma erano dei punteggi stratosferici, noi non ci arrivavamo, facevamo subito tilde, come e volevamo conoscere sto cilindro qua, detto il cilindro, chiedemmo, ma questo qua, questo che fa sti punteggi pazzeschi, ogni tanto ma c'è uno che esce solo per camminare, c'è niente da fare durante la giornata, qua gioca, però finalmente un giorno si presenta uno, un cafone, una cosa tremenda, c'ha ancora i capelli un po' larghi stesi, con dei pantaloni attillati, scuri, eccetera. E vedo che ha subito Caramello che comincia a raccontare qualcosa, ma del racconto era qualcosa di sessuale, che era fatto, si vantava, chissà perché. Però noi intanto con l'occhio aspettavamo che andava a giocare a flipper, perché volevamo vedere con questo come gioca a flipper, per dare 1.900.000, 1.200.000. Allora, finalmente, quando lo vedo giocare a flipper, là è rimasta la fotografia di tanti gesti. Cioè, era uno proprio che aveva un rapporto sessuale con flipper, cosa che io poi ho ripreso, in troppo forte, perché questo personaggio è stato indimenticabile. E vedevo, l'ho studiato, l'ho guardato, io non sapevo che avrei fatto l'attore, però quando è arrivato il momento di scrivere troppo forte, questo personaggio mi è tornato in mente. E ci fu un'esibizione veramente tragica, terribile, perché a un certo punto arrivò un gruppetto di persone che avevo preso in giro, tatteci qua e là, ma davanti che c'è la siringa, sempre che poi una così, dai sciogliono la siringa, ma che sta Dio, ma sì dai, cioè, barbolavano delle battute meravigliose in quegli anni, ma te ne soffio, te trovato, se devo soffiare sul pelo, te trovato, cioè delle cose tremende. Lui che cosa dice? Dice una cosa di una tragicità unica, però è chiaro che è una cosa che non si può fare nel cinema, si può solo raccontare, stando attento anche a come racconta. Se la vuoi che i pantaloni chiese un secchio mezzo riempito di zinco e tentò, riuscì a sollevarlo con
cosa, noi uscimmo da una piscina, eravamo al di fuori di ogni immaginazione. Se siamo stati a ridere per 3 ore, non era possibile che uno per riscattarsi da una battuta cattiva ha voluto dare una dimostrazione del genere. Era da prendere una fotografia e fargliela, perché non era possibile. Vedi, tutti questi personaggi alla fine sono serviti alla mia carriera, le devo dire grazie. Questa roba però non esiste.